ragazzi, un saluto a tutti da parte mia. Oggi sono in compagnia di iAdapt 240. Parliamo di A1, marchio tedesco che produce tecnologie a basso costo. Abbiamo qui un prodotto davvero interessante dedicato a coloro che hanno dei vecchi impianti Hi-Fi e che non godono della nuova tecnologia radiofonica offerta dalla rete internet. In questo caso abbiamo un sintonizzatore radio che si collega direttamente in wifi alla nostra rete di casa e ci consente di poter ascoltare le stazioni radio, web radio, oltre che il sistema DAB sempre attraverso la rete di tutte le radio del mondo, italiane, statunitensi, africane, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Vediamo come è fatto il nostro sistema. Abbiamo avanti un display colorato che può funzionare anche in monocromatico da 2,5 pollici. A1 eAdapt 240 funziona davvero bene. L'ho provata, l'ho testata, fa bene il suo dovere. Prodotto semplice, leggero, economico. Abbiamo nella parte posteriore il tasto di accensione power on off. Ingresso di alimentazione da 5 volte. Abbiamo già l'alimentatore, ho provveduto già a collegarlo, quindi un classico alimentatore da spina italiana, uscita per cuffia e non solo, poi vi spiego perché. Uscita audio out che va collegata direttamente con questo cavo in dotazione con jack 3.5 inserito qua dentro. Andiamo a collegare poi direttamente i nostri cavetti RCA LR ai nostri sistemi di amplificazione classici, ma possiamo anche poter utilizzare delle casse amplificate classiche Bluetooth che accettano l'ingresso con jack 3.5, che però non è a corredo. Io già avevo un jack di questo tipo 3.5 3.5 maschio maschio che va inserito direttamente all'uscita cuffia. Collegheremo dopo insieme una cassa Bluetooth ma anche via cavo. Telecomando in dotazione, due pile mini stilo all'interno AAA, non sono in dotazione, ho provveduto a mettere le Amazon Basic ricaricabili. Abbiamo un manuale di istruzione in inglese e in tedesco si capisce poco, in inglese un pochettino in più. Come vi dicevo, ecco il nostro prodotto, andiamo a fare un piccolo test, faccio vedere la prima accensione. Ho già ovviamente regolato l'ingresso della rete. Ricordo che alla prima accensione la lingua è tedesca. Immediatamente mettete prima la lingua italiana con le opzioni. Attraverso il telecomando si va direttamente in home con il tasto home che vedete qui. Andiamo nelle opzioni, inseriamo direttamente la lingua italiana per poter lavorare meglio. Andiamo a vedere un pochettino come funziona questo Abbiamo prodotto. fatto l'unboxing assieme del nostro prodotto, la nostra radio A1. Abbiamo provveduto già ad attivarla, no? Spegniamo. Abbiamo fatto insieme l'unboxing della nostra iAdapt 240 di A1. Andiamo ad attivare il nostro prodotto. Voglio ricordare che già ho provveduto a collegare l'alimentazione nella parte posteriore. Andiamo ad accendere con on il nostro dispositivo. Il display si attiverà, ci darà il benvenuto con welcome. Io già ho provveduto a settare la lingua italiana e a regolare, a inserire i codici della rete internet del mio ufficio. Quindi possiamo direttamente partire. Già sono inserite alcune radio di tutto il mondo, orario che si autoregolamenta direttamente con la linea internet. Ecco che avviene la connessione alla rete. Andiamo a vedere l'orario preciso, sono le 11:20 americane, 808 GAMZ, una delle migliori radio americane. Si sta connettendo al nostro server. Voglio ricordare che per ascoltare la musica basta collegare la nostra radio direttamente attraverso questo cavo, ma noi in questo caso non la collegheremo all'impianto di stereo, impianto Hi-Fi di casa, ma bensì utilizzando questo jack maschio maschio 3.5 che andremo a inserire direttamente nell'ingresso, o meglio nell'uscita cuffia, e andremo ad utilizzare ovviamente una cassa Bioplay di Bang & Olufsen. Parliamo di un prodotto di grandissima qualità. Andiamo a inserire direttamente nell'ingresso audio 3.5, ecco che è partita. Telecomando che gestisce completamente tutte le funzioni. Voglio ricordare che in questo caso stiamo utilizzando una cassa amplificata, ma possiamo, o meglio, questo prodotto si collega direttamente all'impianto di casa, quindi potete trasformare tutti gli impianti Hi-Fi che avete direttamente con una radio di ultimissima generazione che costa davvero poco. Andiamo col tasto home, andiamo direttamente nella gestione del nostro sistema. Abbiamo la possibilità di poter gestire un pochettino tutto, la rete, data, ora, sveglia, addirittura due sveglie, quindi potete collegarla direttamente come orologio e sveglia, ingresso della lingua, dimmer verticale, display, insomma.
C'è veramente di tutto, assolutamente. Torniamo ad home. Abbiamo anche la possibilità di poter vedere radio locale, sempre via internet, ovviamente Italia DAB e tutta Italia Top 10 e tutte le radio. Ma torniamo indietro, andiamo a vedere anche le radio via internet. Ci sono tutte le stazioni radiofoniche. Andiamo a vedere anche i servizi, i miei preferiti, stazioni radio e musica. Possiamo scegliere il top 20 del mondo, oppure il genere, per genere, oppure per paese, per regione. Io in questo caso avevo scelto Stati Uniti, avevo già inserito una delle radio. Ma quello che volevo farvi vedere è un pochettino il centro multimediale, la possibilità di poter vedere direttamente i nostri hard disk NAS di rete e quindi poter prendere direttamente l'audio, la musica attraverso la rete. Se abbiamo un hard disk collegato, ci stiamo connettendo. Ecco qua che attiviamo il nostro brano musicale MP3 già registrato sul nostro NAS. Alziamo il volume. Allora, in questo caso stiamo utilizzando, mettiamo direttamente in pausa, vedete, stiamo utilizzando il nostro hard disk di rete via wifi e stiamo ascoltando i brani che sono stati posizionati direttamente sull'hard disk. Vedete che il sistema è davvero completo, ci consente di poter fare tante cose, di poter andare direttamente sulle nostre radio, poter fare tantissime, tantissime cose. Andiamo alle radio DAB italiane, andiamo in Radio 24 104.8 FM. Questo è attraverso il DAB via internet, si attiverà direttamente. Andiamo a alzare il nostro volume. Qua sta uccidendo la deputata Pugna. Sì. E quindi quello che sta Infatti io sono succedendo, sobbalzato insieme ad altri quando ho visto Daily Mirror che metteva i nomi dei giudici dell'alta corte e le fotografie dicendo nemici del popolo, tutta la prima pagina. andiamo anche a vedere le altre radio italiane, Radio DAB, in questo caso Radio 1. Vedete, esce direttamente il logo della radio. Cosa dire? Il prodotto è davvero interessante. Lo andiamo a spegnere. Vedete, compare l'orologio, quindi resterà l'orologio con la data. Il prodotto mi piace tantissimo, prezzo economico molto leggero, possibilità di poter trasformare un vecchio impianto wifi. Quindi chi volesse scrivere può farlo a gianluca.attanasio@chiocciolai.it, oppure se avete domande generiche potete scrivere direttamente sulla piattaforma del più grande store del mondo, quindi di Amazon Italia in questo caso. Ci rivediamo alla prossima recensione, ragazzi, vi saluto con una IADAP 240 da consigliare a coloro che non hanno una radio internet sul vecchio impianto wifi di grande qualità. Ciao ragazzi.